certo. Il quindicesimo stormo dell'aeronautica militare è quello stormo che il primo ottobre del 1975 è stato indicato, è stato deputato alla ricerca e soccorso dei piloti militari in difficoltà. Come tutte le forze armate, anche il quindicesimo stormo, in caso di calamità naturale, concorre ad intervenire a salvare vite umane civili. E purtroppo questo è il grande campo nel quale dal 1965 lo stormo è stato chiamato. Non vi è intervento, non vi è manifestazione luttuosa che non abbia visto coinvolti i nostri assetti. E da allora le vite salvate sono del canto degli italiani e del tricolore nazionale. Centro addestramento equipaggi si occupa dell'addestramento e standardizzazione di tutte le procedure di volo del personale navigante basato a Cerro. L'82esimo centro Combat Sare invece a Trapani, quindi tutta la zona del sud, l'83esimo gruppo volo oggi qui presente con noi basato a Cerro, l84esimo centro Combat Sare è a Gioia del Colle e l85esimo centro la pratica di Lara. Questa dislocazione della dipendenza comunque dal quindicesimo stormo consente una copertura totale del territorio in modo da essere pronti sempre e comunque quando la nazione che qui per noi è allineata. A partire da dietro abbiamo visto la superscuola insieme al competente Paolo Bruno. Gli uomini che fisicamente scendono in piedi a terra e si sincerano delle condizioni. L'operatore del timone, l'uomo tenente Marco Bombardi. Un saluto per il pubblico di Milano. Buonanotte, buongiorno, un saluto per il pubblico di Milano. Purtroppo non siamo riusciti a sentire le loro voci, ma sicuramente hanno rimasto con saluto al tutto pubblico. Quando siamo in mare, ovunque la nazione chiama, ovunque le istituzioni ci chiamano, il quindicesimo stormo è pronto a partire. Perché questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. Aspettarci mantenendo sempre elevatissimi gli standard di sicurezza. A questo punto entriamo allora nella dimostrazione. Oggi verrà rilasciato uno dei due prologhi di strumento. L'operatore di proprio era lo sottolineatore, fuori per le teste nelle bolle di osservazione a scorgere qualsiasi segno di vita umana possa allontanare l'equipaggio al rovino. Oggi il nostro avvocato di proprio non è molto fortunato perché ha con sé una famiglia. L'accende e dà delle funzioni fondamentali, oltre a quella di indicare dove è, dà anche intensità e direzione di vento, perché per l'elicottero sono elementi fondamentali. Essendo una macchina che può volare, rimanere in volo stazionario, il vento in più è ciò che gli serve. Vediamo ancora in cabina. Avete sentito le questioni fondamentali perché arriva una fase del volo nel quale il carro di viaggio non vede più fisicamente il bersaglio. Quindi c'è una collaborazione, una sinergia totale tra i membri. Come andiamo a dire che l'equipaggio è il primo, è l'unità.
insieme alla Portogallo e ai produttori due piloti costituiscono un nucleo di un team con gruppo con cui l'unico fine è quello di salvare le vite. In questo momento noi non li sentiamo, ma in realtà abbiamo il flusso di forze di tutti. Quando lo parlo sta continuando a dare un'indicazione di come la vincita che sta avendo, quindi parte di un po' la distanza del sottotitolo di Mario Spazio, circa che la distanza sarà all'alto. Si sta all'alto, la vita è fatta, non sta prendendo la salita, ma adesso sta dando informazioni sulla risalita, quindi la distanza che percorre tra i corpi dei nostri avanti di Alessandro e di Paolo, che stanno risalendo al sicuramente ci salutano appesi alla Thank you.